Sì. Io ci sono, ma non vedo Andrea. Ecco. Eccoci, ce l'abbiamo fatta. Sì. Allora. Ciao. Tecnologica, spero che a questo punto riusciamo a tenere il collegamento. Per me ovviamente l'occasione è particolarmente felice perché pur in questo contesto così triste in cui siamo e di cui probabilmente parleremo, è ovviamente un grande piacere poter dialogare con Andrea Giardina. Io ve lo potrei presentare ricordando una quantità di titoli accademici molto prestigiosi che fanno di lui uno dei più insigni storici italiani, però desidero ricordare in questa sede solo che noi siamo, come dire, ci conosciamo, o meglio, Andrea conosce la casa editrice ed è una colonna della casa editrice da soli 45 anni. Non lo direste guardando questo volto così giovanile, ma sta di fatto che poco dopo la laurea, già poco dopo la laurea, Andrea Giardina ha avviato una intensa collaborazione con la casa, l'ha fatto nel campo della saggistica, l'ha fatto nel campo della manualistica per la scuola e da ultimo voglio ricordare sia il suo impegno nel manifesto sulla storia bene comune che ha lanciato insieme a Andrea Camilleri e Liliana Segre. Anche questo è un tema credo meritevole di essere ripreso, e anche un'opera tra le tante, ma l'ultima, ed è la Storia Mondiale dell'Italia che ha coordinato con una pluralità di voci considerevole per raccontare la storia del rapporto dell'Italia verso il mondo e viceversa, e con una chiave di lettura, e così cominciamo a entrare un po' nel vivo. Molto specifica, cioè quanto la storia, non la storia nazionale, diciamo la nostra storia a partire dall'antichità, è caratterizzata dal fatto che nei momenti di apertura e nei momenti di relazione con il mondo che ha trovato le sue stagioni più felici. Ora veniamo a, se vogliamo, all'oggi. Apparentemente la situazione in cui viviamo oggi smentisce questa chiave di lettura della storia mondiale dell'Italia. Sembra quasi che la globalizzazione,
con tutte le sue criticità, sia in realtà un grande problema, perché con la globalizzazione, che ovviamente è esplosa l'emergenza dell'epidemia da coronavirus. Allora il punto è, rispetto a quanto la storia mondiale dell'Italia ci ha raccontato, in che misura oggi possiamo immaginare che ci sia una sorta di rottura, di momento di interruzione del processo di globalizzazione segnato potentemente da questa grande paura dell'emergenza virus. Si tratta in qualche maniera di riconsiderare la prospettiva che pure abbiamo adottato, o semplicemente di, come dire, incasellarla in uno scenario più ampio e quindi in qualche maniera vedere questo processo di globalizzazione come un processo che continua, rispetto al quale lo shock epidemico non rappresenta un'interruzione stabile per quello che oggi possiamo dire. Questa era la mia prima considerazione, Andrea. Sì, dunque, la domanda ha un suo fondamento. Dobbiamo proteggerci dalla globalizzazione? Questo è un tema che prescinde dal virus, perché molti sostengono che appunto la globalizzazione sia stato un male, che dobbiamo pensare più a noi, al nostro piccolo mondo, e che la globalizzazione ha cambiato il mondo in peggio. Queste sono, diciamo, domande, questioni, polemiche, a volte strumentali, che prescindono dalle epidemie. Io ti posso dare subito una risposta per quello che, così che posso, quelle che sono le mie possibilità. Io non credo che il presupposto, tu hai parte della storia mondiale dell'Italia, dal libro, ma insomma, la domanda è generale, il presupposto su cui si fonda una considerazione della storia d'Italia nei rapporti con il mondo e viceversa, debba venir meno in seguito alle vicende che stiamo attraversando. L'Italia è sempre stata un paese aperto, perché è sempre stato, tra l'altro, un paese multietnico, già dall'antichità, ma io credo che nella storia universale non sia mai esistito un paese che abbia avuto in uno spazio territoriale così piccolo, fin dalle origini, un popolamento così misto, variegato e diversificato. Ma pensiamo cosa è stata l'Italia romana, appunto l'Italia al tempo dei Romani. Pensiamo sempre all'Italia romana come se Roma, appunto, fosse un manto che uniforma. Sì, questo ha certi limiti, però cos'è stata l'Italia romana, diciamo, nel III secolo, nel II secolo a.C., nel IV secolo a.C.? Ma c'erano Greci, Etruschi, Galli, Sabini, Latini, Sanniti, ma potrei continuare a lungo. Molte di queste popolazioni che noi oggi riusciamo a guardare con un occhio scientifico, perché dal punto di vista linguistico vediamo le affinità di alcune lingue, ma per gli antichi queste affinità glottologiche, diciamo così, non erano percepibili, quindi la percezione che l'antico aveva di questa diversità era ancora più forte. E questa storia, questo non è mai accaduto nella storia dell'umanità, in dimensioni come queste, il rapporto appunto tra lo spazio relativamente piccolo e la diversificazione etnica e culturale. Ma poi questa è una costante di tutta la storia d'Italia, inutile che lo ricordo, attraverso l'impero romano, i suoi fenomeni di integrazione, di conquista, le invasioni germaniche, le seconde invasioni, la cultura musulmana, i francesi, gli spagnoli, insomma, inutili, sono storie che conosciamo tutti e arrivano fino ai giorni nostri. Ecco, questo è stato uno dei motivi della storia d'Italia che ha fatto sì, insomma, che l'Italia al tempo stesso, così complicata, si aprisse verso il mondo, arricchendosi. Il teorema, possiamo dire, insomma, la formula secondo la quale l'Italia ha conosciuto i suoi momenti più tristi, più bui da tutti i punti di vista, quando si è ritratta nei momenti non lunghi, ma insomma significativi, in cui si è ritratta, e viceversa ha conosciuto i suoi splendori maggiori quando si è aperta sul mondo, questo resta, a mio avviso, tuttora
tuttora valido, ma oggi faccio io, non è che voglio rispondere a una domanda con un'altra domanda. Dobbiamo adesso rintanarci. Prima ci siamo rintanati, molti di noi nel nostro paese, psicologicamente, moralmente, sentimentalmente, ci siamo rintanati perché qualcuno ci ha detto che dovevamo farlo, perché che il mondo era un pericolo. La metafora dei porti chiusi, che ormai è una metafora, ma insomma è sempre potente. Dobbiamo rintanarci, ci siamo rintanati per dei pericoli inventati, per dei pericoli esasperati, esagerati, manipolati da chi voleva spaventarci per dominarci, per controllarci, con successo, devo dire. Ora dobbiamo rintanarci invece perché abbiamo un pericolo Allora. reale, il virus. Io credo che sarebbe una risposta molto, molto grave, molto, molto sbagliata. Guarda, io posso rispondere e poi lascio a te la parola con una magnifica metafora che ho letto da qualche parte in questi giorni o che ho sentito da qualche parte. Mi scuso con chi l'ha formulato, se non ricordo chi è, ma sai, siamo tutti sul web, leggiamo, passiamo il tempo leggendo troppe cose, non ho annotato l'autore di questa splendida metafora, che dice così: la potenza di questo virus dipende dal fatto che è un virus altamente cosmopolita. Già queste idea di un virus cosmopolita la trovo, anche se macabra, ma insomma molto suggestiva. Come si combatte un virus cosmopolita? Lo si combatte chiudendo le porte di casa? No, questo può essere un rimedio transitorio, non certo di prospettiva, perché prima o poi resteremo soffocati nelle nostre case. Lo si combatte col cosmopolitismo, cioè essendo più cosmopoliti del virus cosmopolita. E questa è secondo me la risposta più adeguata e più bella. In che modo? Pensando a un futuro in cui si potenziano appunto la comunicazione scientifica, per quanto non sia stata appunto efficace nelle vicende più recenti, in cui il dialogo tra gli scienziati, che è sempre esistito, sempre esisterà, sia sempre più forte, in cui ci siano forme di cooperazione più stabili, di aiuto, di solidarietà internazionale più stabili. Io non è che sto declinando un libro dei sogni, però queste cose in parte esistono, sotto tante forme, sotto tante anime, sotto tante sensibilità. La cooperazione internazionale, che pure è stata criminalizzata negli ultimi tempi, è una grande risorsa, è qualcosa di cui non possiamo più fare a meno. Ha un'anima religiosa, un'anima laica. Abbiamo visto i medici cubani venire qui da noi, no? Con il loro entusiasmo e con le esperienze che hanno maturato nel mondo, curando i malati di Ebola. La medicina cubana è una grande medicina. Vediamo quindi oggi nel 2019, 2020, vediamo il lato buono del socialismo persino, no? Vivo tra noi. Di questi medici che vengono, questo è un altro, non è che la solidarietà socialista, andavano a portare aiuto agli africani e hanno fatto esperienza, così come ai brasiliani, e vengono qui e dicono la nostra patria è il mondo. Ma ecco, allora, su queste cose si può investire, e questo si deve investire rilanciando la nostra anima cosmopolita, a mio avviso. E certamente c'è chi naturalmente ritiene che questo debba essere fatto, possa essere fatto, e chi è più pessimista, ma questa è la realtà delle cose. Già vedo che ci chiedono della peste Antonina, ma prima di arrivare alle pestilenze nella storia, mi piacerebbe toccare con te un tema che so esserti caro, e cioè quello di avere molto chiaro come sia indispensabile mantenere la distanza che ci sono tra le diverse epoche storiche, avere ben chiaro che ci sono fatti che
non si ripropongono nella stessa maniera nel tempo, ma rispetto ai quali possiamo ovviamente fare dei confronti, delle comparazioni. Senza riprendere tutta la vicenda complessa, le classificazioni storiografiche che ci sono quando si utilizza la parola globalizzazione, torno, diciamo, se vuoi all'impero romano, in che termini potremmo mai parlare, e credo non se ne possa parlare, di globalizzazione, ai tempi dell'impero romano. Però l'impero romano è una grande istituzione universalistica che forse si percepiva come una realtà globale. In che misura questo è vero? Per tornare, ripeto, a una comparazione che ha ben chiare le differenze e le distanze, ma in qualche maniera forse è utile e interessante riproporre. Ah sì, diciamo, si stanno praticando forme di global history applicate alla storia antica, la storia, non soltanto alla storia romana, alla storia antica in generale. Naturalmente il concetto di globale è relativo, no? Oggi noi possiamo dire che il globale è l'orbe terracqueo, come si diceva una volta, no? Per i romani, che sapevano benissimo che c'erano vastissime terre che non conoscevano e che non potevano controllare, nelle quali non potevano estendersi né pacificamente né in maniera bellica, il mondo globale erano gli estremi limiti del loro impero e alcune regioni orientali e soprattutto orientali o nell'Europa centrale, dell'Europa centrale. E che erano, insomma, il mondo globale dell'epoca, questo si può dire. E in questo senso, in quella chiave, in quelle dimensioni che oggi ci sembrano piccole, che se le paragoniamo alla dimensione del pianeta sono piccole, ma all'epoca erano enormi. Ecco, dal punto di vista anche tecnologico, la globalizzazione, è un concetto relativo che deve tener conto anche delle possibilità, tecnologiche di una società, che la società può mettere in atto per raggiungere il mondo. Se la comparazione storica, questo è un tasto delicatissimo quello che tu fai. Oggi prevalgono naturalmente, questo sui giornali, questo è normale, le attualizzazioni. Allora, Tucidide della peste di Atene, Tucidide il primo narratore del coronavirus, no? Oppure la peste di Atene come il primo coronavirus e così via. Queste cose, sai, io, come tu sai, di me l'hai già detto, ma so benissimo che per te è la stessa cosa. Noi non è che ci crediamo molto che si possa attualizzare, perché le differenze sono enormi, sia per quanto riguarda la peste Antonina, la peste che ha devastato l'impero romano ciclicamente, grosso modo dall'età di Marco Aurelio, intorno al 165 d.C., per tutto il III secolo, sia altri episodi. Bene. Ci insegnano qualcosa? Sì, certamente, se noi leggiamo possiamo trovare delle affinità che ci possono anche commuovere, emozionare. Se leggiamo la peste, dal racconto di Tucidide, che è un racconto mirabile, vediamo la paura, il panico, vediamo i medici che muoiono per primi perché sono più esposti, eh? Vediamo appunto il terrore di fronte a un morbo che non si era mai visto prima. Allora, noi leggiamo queste cose e diciamo: ma questo è il nostro, sono i nostri problemi. Dobbiamo essere un po' cauti, naturalmente, perché ci sono tante, tante cose che sono diverse. Ma dico soltanto un: il racconto di Tucidide è un racconto dell'orrore, perché è dominato dal dolore fisico. Migliaia di persone che muoiono consumate, direi consumate dall'interno, divorate dall'interno da questo morbo, tra le sofferenze più atroci, un'arsura terribile, un fuoco che divampa dall'interno, questo bisogno di acqua, di bere, e questo morbo che avanza dall'alto verso i piedi e divora gli organi, nelle sofferenze più spaventose. Ora, il dolore è la lotta contro il dolore che è vinta o comunque certamente molto attenuata in alcuni paesi del mondo, è certamente una storia attuale. Cioè, oggi si morirà di questo virus in maniera molto più dolorosa in alcune parti del mondo che da queste parti.
non c'è dubbio. Però è anche vero che il dolore segna una la lotta contro il dolore è una periodizzazione nella storia dell'umanità. Una cosa è la storia dell'umanità ai tempi di Lucide, ma direi prima delle anestesie e prima delle sedazioni, e altra cosa è la storia del dolore prima delle anestesie e delle sedazioni. Questo vale però fino anche a pochi decenni fa, questo Sì, vale. a proposito della, non solo francamente della peste Antonina, che diciamo mi è cara per la comune passione per la storia antica, ma che ovviamente per altre grandi pestilenze a partire da quella del 300, mi interessa molto sapere qual è la tua opinione. Sul fatto che tutto sommato di recente questi episodi importanti nella storia sono venuti, come dire, in qualche maniera sono stati messi ancora più in evidenza e considerati dei veri e propri motori fondamentali in qualche maniera dei processi storici, spesso collegando il tema delle grandi epidemie, delle grandi malattie, anche i cambiamenti climatici, il che ci riporta in qualche misura a quelli che sono non solo delle, come dire, diversità dal punto di vista climatico, ma anche a quello che è l'impatto che questo ha sull'ambiente. Sfogliavo di recente un libro che, se vogliamo rimanere al campo della storia romana, sostanzialmente spiega la parabola dell'impero romano essenzialmente in termini di cambiamento climatico e ovviamente di conseguenze tra le quali i fatti epidemici. Tu questa, diciamo, questa concezione molto, come dire, non, per usare una parola un po' dura, molto meccanica della ricostruzione dei grandi processi storici, credi o pensi che siano delle componenti, ma non quelle per così dire assolutamente più rilevanti nella lettura del passato. Ma guarda, io credo che naturalmente una storia del mondo è una storia delle epidemie, è inevitabilmente una storia delle epidemie, quindi è inevitabilmente una storia degli animali. La storia della peste del 300, 1348, spaventosa, sappiamo tutti, ovviamente dopo Cristo, e quindi la peste nera. È una storia la puoi conoscere se fai prima di fare una storia dell'uomo, fai una storia del topo. Questo è, diciamo così, quindi è importante conoscere il rapporto tra l'uomo e gli animali e l'uomo, e quindi tra l'uomo e la natura. Questo è fondamentale oggi più che mai. C'è chi pensa che ottimisticamente, che dopo l'esperienza che stiamo vivendo, forse saremo un po' più cauti, alcuni politici, alcuni governanti saranno più cauti nel sottovalutare il rapporto tra clima e catastrofi, e soprattutto riconsidereranno il rapporto tra manipolazione della natura, contatto tra l'uomo e l'animale, contatti ravvicinati tra l'uomo e gli animali selvatici, quello che è accaduto in Cina, e pestilenza. Queste sono visioni ottimistiche, non so quanto chi fino all'altro ieri sosteneva, vedendo che i ghiacciai l'Artico e l'Antartide si stanno dissolvendo, pensava di sostenere che questi sono epifenomeni, si lascia convincere dalle lezioni della storia. Ma fino a che punto la storia ci dà lezioni? Cioè, se noi vogliamo vedere come uno Stato, una comunità reagisce a delle epidemie terribili come quelle dell'Impero Romano tra fine secondo e terzo secolo d.C., cioè la cosiddetta peste Antonina, che è stata probabilmente un'epidemia di vaiolo, e lì può trarre una lezione, si può trarre una lezione morale, perché l'impero romano è stato colpito intorno al 165, poi ci sono state epidemie stabili fino per un trentennio, un tempo enorme, poi momenti come accade in questi fenomeni, momenti di tranquillità, poi nel 250 un'altra grande pandemia, e poi altri focolai nei decenni successivi. Quindi, diciamo, è stato un problema questa peste per circa 120 anni, un centinaio di anni.
come è uscito l'impero romano? È uscito attraverso la politica, attraverso l'azione dello Stato, anche coercitiva, intendiamoci. Ma perché, diciamo, certo, rifugiamo tutti, credo, ti conosco troppo bene, conosco voi, basta vedere il catalogo della casa editrice, sappiamo che questa casa che ci ospita in questo momento non è favorevole all'esaltazione delle virtù degli antichi. Però perché negare che ci sono delle società, delle comunità che in certi momenti della loro storia sono capaci di una virtù che può essere salvifica? L'impero romano si è mobilitato con grandi imperatori, imperatori militari, alcuni non sono famosi come Marco Aurelio, no? Però insomma, Aureliano, per dire, un grandissimo imperatore, vissuto poco, poi per non parlare di Diocleziano, questa gente nuova che veniva dai ranghi dell'esercito, da province periferiche dell'impero romano, uomini nuovi, diciamo così, non nobili, non romani del 100% di sangue puro, ma gente che veniva da ogni dove, e quindi da qui anche la ricchezza di avere un impero promiscuo dal punto di vista etnico e culturale, perché la salvezza viene spesso dagli ultimi arrivati. Si è mobilitato moralmente, si è mobilitato per decenni e poi è riuscito a uscire da questa crisi. Non è caduto per questa crisi, perché l'impero romano è caduto a Occidente 150 anni, 176 anni dopo, quindi quasi 2 secoli dopo, e in Oriente è sopravvissuto altri 1200 anni. Però, ecco, uno può trarre una lezione, però io non, diciamo, credo che lasciarsi, come dire, catturare dalle lezioni della storia non ci faccia comprendere l'incommensurabile diversità che ci separa da tutto questo. Guarda, io voglio, se abbiamo qualche minuto, ti volevo leggere una citazione da un articolo di Gianrico Carofiglio, che mi ha molto colpito, perché lui l'ha scritto pensando ad altro, ma mentre pensavo a parlare con te, sapendo quanto è difficile poi sostenere un dialogo con te, perché hai sempre domande molto troppo colte e troppo difficili, lui ha trovato la chiave citando, niente di meno, citando l'autore, un famosissimo autore di romanzi storici, e l'autore, per dirla in una parola, insomma, del famoso La spada nella roccia, Terence White, quindi un personaggio che sta nella storia della cultura del Novecento, della Spada della Roccia del 1938, che fa parlare, se non ricordo male, Mago Merlino. E cosa dice Mago Merlino? Posso dirti cosa ha detto Mago Merlino? No, 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 che è questo. Allora, Mago Merlino dice: il rimedio migliore quando si è tristi è imparare qualcosa. È l'unico che sia sempre efficace. È l'unico che invecchi e ti tremano mani e gambe. Non dormi di notte per ascoltare il subbuglio che hai nelle vene. Hai nostalgia del tuo unico amore. Vedi il mondo che ti circonda devastato da pazzi malvagi. Questo è d'attualità. Oppure sai che nelle cloache mentali di gente ignobile, quante cloache mentali di gente ignobile abbiamo visitato in questi anni? Assai. Il tuo onore viene calpestato, gli odiatori. In tutti questi casi vi è una sola cosa da fare: imparare. È l'unica cosa che la mente non riesce mai ad esaurire, da cui non si lascia mai torturare, che mai teme o di cui mai diffida, di cui mai si pente. Imparare, imparare è il rimedio per te. Quindi imparare è il rimedio per noi, ma imparare non vuol dire trarre lezioni. Questa idea utilitaristica per cui dal passato dobbiamo per forza trarre insegnamenti è così, è inevitabilmente così, ma dal passato si impara anche quando lo vediamo esotico, quando lo vediamo lontano. L'importante è l'operazione dell'imparare, del conoscere, e questo è il bello della storia. Non cerchiamo di
di sfruttarla per le nostre esigenze del momento. È più complicato il rapporto con la storia. A proposito di domande, come dire, difficili, leggo, io purtroppo seguo, non sono molto abituato, però arrivano delle domande, per così dire, sullo schermo che io leggo, non so se tu No, io le non ho abbastanza vista. hai. Allora, una domanda riguarda il rapporto tra umanità, uomo, umanità e la natura. La domanda è più o meno formulata così: quando si è interrotto il rapporto tra uomo e natura? Lo controllo pure. Sì, il rapporto di rispetto tra uomo e natura. La domanda la trovo molto interessante, ma lo dico semplicemente perché penso che l'uomo non abbia propriamente mai rispettato la natura in senso proprio, e che un certo tipo di sensibilità ambientale sia un fatto relativamente recente. Però è una domanda importante perché, a proposito di quelle differenze che ci sono, non c'è dubbio che tra la contemporaneità e l'età antica o l'età medievale o quella moderna, il rapporto con la natura di rispetto, diciamo il rapporto con la natura, ha conosciuto modificazioni non irrilevanti. E come risponderesti a questo quesito quando il rapporto di rispetto tra uomo e natura si è interrotto? Quando l'uomo ha cominciato ad essere uomo, cioè con l'apparizione dell'uomo, diciamo sostanzialmente. Però è chiaro che il problema si è posto, lo possiamo rilanciare, ecco, da questo punto di vista, in questa formulazione, quando è che l'uomo di fronte al disastro ecologico ha avuto la possibilità di ripensare alla sua storia e alle sue azioni e non l'ha fatto. Ecco, questo è il momento, e questo tutto sommato è relativamente recente. Questo coincide con la rivoluzione industriale, è storia abbastanza recente, abbastanza recente. E quindi direi, per il nostro amico che ci ha fatto questa bella domanda, direi certamente il rapporto nasce con l'uomo, però se vogliamo parlare di consapevolezza, di coscienza, perché non sempre l'uomo è stato consapevole delle conseguenze delle proprie azioni sull'ambiente. Molte azioni devastanti provocate dall'uomo, anche dagli antichi romani, sull'ambiente, che noi oggi sappiamo, dei quali noi oggi sappiamo le cause, agli antichi o a quelli che sono venuti anche alcune generazioni prima di noi, non erano chiare. Il dramma è cominciato, e la responsabilità degli uomini ha cominciato a essere grave quando il fenomeno è diventato evidente, è diventato appunto le caratteristiche catastrofiche di questo rapporto tra uomo e natura hanno cominciato ad apparire chiare, e questa è la storia, dicevo, relativamente recente, diciamo un secolo e mezzo, due secoli di storia. E non si sono messe in atto le procedure, i provvedimenti per frenare, per rallentare questi fenomeni. Credo sia questa la risposta. Leggo adesso la riflessione che tu facevi poco fa sulla storia come occasione di riflessione e conoscenza, non necessariamente come serbatoio per trarre esempi di confronto con l'attualità. Questa tua riflessione ha suscitato non una domanda, ma una riflessione che mi colpisce. La riflessione è: la conoscenza è potere, e su questo, per così dire, c'è una lunga tradizione, ma dice anche: la conoscenza è potere e libertà. Capisco che sconfiniamo nella filosofia, però applichiamo questa, aggiungiamoci un aggettivo: la conoscenza storica, è potere ed è anche libertà. Quanto ti riconosci in una affermazioni di questo tipo? Assolutamente, è potere, è per questo che dobbiamo darla al maggior numero di persone possibile.
perché essendo potere è bene che sia libertà. Non voglio autocitare il manifesto, ma insomma è diventata una cosa che ha avuto una sua circolazione. Cosa vuol dire che la storia è un bene comune, quindi la conoscenza è un bene comune? Vuol dire che è un diritto. Un diritto del cittadino, non è un dovere del cittadino, che chi ti governa amministra come vuole. Ora ti dà un po' più di briglia, un domani te ne dà di meno. E quindi la conoscenza è libertà. A questo proposito, c'è chi è ottimista dopo questa vicenda sul fatto che questa arroganza dell'ignorante, che sul web o anche in televisione o nei salotti, quando ancora ci capita sempre più raramente di frequentarne qualcuno, anche in tempi, diciamo, non pandemici. E questa arroganza dell'ignorante, questo disprezzo dell'esperto, che non è un fatto solo italiano, come molti pensano, è un fatto mondiale, e non è un fatto recente, perché è un fenomeno collegato con la nascita delle democrazie moderne. Bene. Comunque è diventato patologico con l'uso del web. Pensa che di fronte a questo trionfo degli scienziati, possiamo dirlo, che finalmente governano la politica, sono consultati, il politico dice no, devo sentire prima lo scienziato, e quindi il cittadino impara che è bene, prima di pronunciarsi, prima di farsi delle idee, sentire il competente. E tutto questo porterà anche a una, insieme con il rifiuto della criminalizzazione dei vaccini, che è stato uno dei grandi crimini e assurdità del nostro tempo. Bene, insieme con questo porterà a un maggiore rispetto per l'esperto. Tu ci credi? Non lo so, io ho la netta sensazione che appunto si immagini sempre di più, in parte questo è già stato nella storia, ma oggi più che mai forse è vero. Credo che si immagini l'esperto come colui il quale deve portare argomenti, in qualche maniera sostenere quelle che sono le decisioni assunte dal potere, e quindi fondamentalmente deve essere una sorta, diciamo, di maggiordomo che accompagna l'esperto, in qualche maniera detiene le leve del comando. Però devo dire che quello che a me sembra, credo sia una questione, al di là di quelle che possono essere delle distorsioni dovute a una certa evoluzione del modo di fare politica e gestire il potere, il punto è in che misura la figura della persona competente non sia in qualche maniera minata anche da alcuni cambiamenti che fanno parte della nostra cultura. Per esempio, è credo chiaro a tutti che le grandissime, le straordinarie opportunità che ci dà il web, la rete, internet e tutte le risorse che possono in qualche maniera essere a nostra disposizione, causa anche il fatto che ciascuno si sente a livello puntiforme titolare di una conoscenza che spesso ovviamente è di provenienza incerta, che porta ad affermare con grande veemenza talvolta un convincimento, l'abbiamo visto, tu hai fatto prima l'esempio dei Novax, ma di affermare con grande convinzione le cose, come dire, a mio avviso più discutibili, mettendosi per così dire a tu per tu con l'esperto. Cioè, che mi interessa, professor Giardina, che mi racconta, che ne sa lei della peste Antonina? Io ho letto, io so che in realtà non è esistito mai nulla che un'invenzione, una congiura fatta per denigrare Marco Aurelio. Oppure al contrario, no, professore, che sta dicendo? Che è stato sì un fatto importante, ma che va visto nella cornice della storia del periodo. Quello è stato un complotto, perché i cinesi, lo dico già allora, come dire, bramavano contro l'Occidente e contro di noi. Quindi vedo che paradossalmente
si sta affermando una dittatura dell'inesperto che si fonda essenzialmente sulla formazione e chi mi dice che è vero quello che tu affermi, oppure io ho letto che e dunque quello che affermo è vero. Questo vedo come una delle ambiguità di un momento in cui da un lato abbiamo come non mai accesso a fonti di informazione e conoscenza e poi paradossalmente vediamo che l'uso che ne viene fatto è drammaticamente, per così dire, scadente. In questo senso credo che la tua riflessione sull'importanza della conoscenza e della conoscenza critica sia importantissimo quando parliamo di storia, ma appunto stiamo parlando di quello che è un valore civile e culturale più ampio, capire le differenze e soprattutto capire anche qual è la fondatezza, per così dire, o quali sono gli elementi sulle quali noi formiamo le Sono nostre opinioni. sì. Sono rimasto molto colpito qualche mese fa, sentendo un vecchio esponente comunista, dell'ex Partito Comunista, poi diciamo, anche gli anni successivi al cambiamento di natura del Partito Comunista, dire una cosa che mi ha lasciato stupefatto e poi direi adorante, quando ha detto: guardate che popolo è una brutta parola detta così, detta senza specificazioni. Che cos'è il popolo? Il popolo formulato come viene formulato nella nostra epoca, senza mediazioni, senza associazioni, senza partiti, senza sindacati, senza gruppi. Il popolo mistico, diciamo così, non è usato questa espressione, ma credo che l'accetterebbe, è davvero una brutta parola. Questo detto da un comunista. Allora, il singolo che si mette a confronto col non so, il ministro dell'economia e esprime le sue opinioni sull'economia europea o italiana, dicendo, quando gli viene fatto notare che stava dicendo stupidità, ma questo sto citando un episodio, ma guardi che io queste cose le ho studiate, le conosco, dice, ma in mia opinione vale quanto la sua. Questo non è altro che il rapporto che tu dicevi tra l'esperto che trae la sua autorità, lo pseudo-esperto, cioè l'ignorante che si proclama esperto, in virtù del suo essere un rappresentante del popolo. Appunto. È lì che trae autorità. E l'autorità è maggiore perché da una parte ci sono io, col mio sapere. Non ho studiato, non so un cavolo, però ho autorità che mi viene dal popolo. Dall'altra ci sei tu, che magari hai studiato in tante università del mondo, che hai avuto responsabilità importantissime, però sei esautorato dal fatto che quel rapporto col popolo non ce l'hai. Con chi hai il rapporto? Con la casta, col potere. Questa è tutta una narrazione mistica, diciamo così, e tossica, che fa molto male, ancora ne farà. Sto cercando di leggere i messaggi per tradurli, però ti voglio spostare un momento anche perché non ho chiarissima la nostra tabella dei tempi. No, ci abbiamo abbiamo qualche minuto. Volevo per ritornare alla questione diciamo del web, però spostando un po' l'attenzione, volevo sapere se tu hai un'opinione, in questo caso appunto non ti chiedo un'opinione da esperto, ma un'opinione da uomo di cultura su questa grande questione nata in questo periodo di ovviamente grande difficoltà per l'emergenza epidemica, della possibilità di fare sia scuola sia università, e qui ovviamente la tua esperienza è profonda, in qualche maniera a distanza. Hai riflettuto su questo tema?
perché c'è anche qui una tendenza di pensiero che in qualche maniera fa di questa situazione attualmente così complessa una grande opportunità di un cambiamento del modo di, non di apprendere solamente, ma diciamo di insegnare, questo è il punto. È invece una scuola di pensiero che in qualche modo ridimensiona fortemente questa prospettiva, non solo per la questione che non tutti sono attrezzati materialmente, né tutti gli insegnanti sono formati, ma proprio perché non credono che in qualche maniera sia possibile, dematerializzare, chiamiamolo così, l'insegnamento. Poi ripeto, l'apprendimento propone anche altre questioni, ma tu come la vedi? Ma guarda, naturalmente in me c'è un'anima arcaica, naturalmente, un po' per l'età che ho, un po' per la cultura, insomma, la formazione. Quindi io credo che il rapporto umano sia importante, credo che l'insegnamento sia un rapporto ravvicinato in cui si percepiscono gli sguardi, l'atmosfera di un'aula, le reazioni. Il professore esperto, non è detto, non è che mi candido al ruolo di professore esperto, ma certamente ho insegnato per tanti anni, capisce dall'atmosfera, dai silenzi, dal tipo di silenzio, non tutti i silenzi sono uguali, che cosa accade, e si modula, si adatta alle circostanze, è un animale nel suo habitat, quindi credo, continuerò sempre a credere in questo tipo di insegnamento. Però è anche vero che in circostanze particolari non possiamo rifiutarci di quello che la tecnologia ci offre, respingere quello che la tecnologia ci offre. Credo di no, credo che lo possiamo, anzi dobbiamo farlo, sfruttare come si sta facendo in tutte le università. Devo dire poi un elogio, posso fare un elogio dei professori se non è considerato immondo? No? Sì, lo posso fare, sì, con te sì, lo posso fare. Assolutamente. Non soltanto i professori universitari che passano ore e ore in questo momento lavorando da casa e facendo questa didattica difficilissima, perché è difficile parlare via Skype attraverso altri mezzi di questo genere e fanno didattica spesso senza vedere gli interlocutori, che è una cosa che la mente umana fa difficoltà ad accettare. O i professori di liceo, di scuola che dedicano ore e ore, stanno lavorando. E non si parla di cittadini italiani che stanno facendo il loro dovere in circostanze difficili e lo fanno Ma con Andrea, senza spiare, voler spiare la buco della serratura o farti domande troppo intime, ma tu hai un'esperienza di rapporto con un docente, adesso a parte il maestro Santo Mazzarino, anche a scuola, che tu giudichi particolarmente rilevante per la tua formazione, cioè c'hai in qualche maniera un incontro che per te è stato importante con un insegnante? O no? Sì, guarda, sì, diciamo, direi di sì, però non nel senso che, diciamo, guarda, i nostri professori, quelli della mia generazione, erano tutti crociani, quindi nel bene e nel male. Quindi ti insegnavano che, per esempio, il mio professore di letteratura italiana, che è una persona straordinaria, e che mi ha spinto a seguire il percorso umanistico che poi ho seguito, però ero uno che ti insegnava che nella Divina Commedia uno dovesse trascurare le parti dogmatiche e concentrarsi sulle parti mistiche, quali i fioretti dal notturno gelo, chinati e chiusi, eccetera, eccetera. E in un modo anche un po' che non fa giustizia a Croce, naturalmente, questo, però è una forma di senso lato, insomma, di poesia e non poesia, così, così. Quindi ti davano degli insegnamenti sbagliati, sostanzialmente, che oggi noi rifiutiamo. Però li porgevano con entusiasmo, con grazia, con un tale amore per la cultura, che se anche la cosa era, possiamo dire, errata, la forma era buona. Grazia era buona. E tante volte la grazia, la forma, la generosità, l'entusiasmo, la passione sono più importanti
della cosa, adesso non vorrei scandalizzare nessuno, però una cosa fredda, morta, ma giusta, è meno formativa di un contenuto più debole, ma avvolto dalla poesia, dalla grazia, dall'amore per questo straordinario mestiere che è l'insegnamento. Quindi io debbo tutto a questo professore di italiano che mi ha spinto a seguire questa via, che leggeva Dante e gli venivano le lacrime agli occhi. Un Beh, po' romantico, tutto questo. questo è ovviamente è un bellissimo ricordo e credo che sia comunque una delle, diciamo, oggi si direbbe che ha fatto orientamento il professore di lettere che ha incontrato a scuola. E il punto è che l'orientamento credo che non sia semplicemente per l'appunto un fatto tecnico di misurazione delle capacità di uno studente. E poi di segnalazioni di alcune opportunità. Credo che appunto l'orientamento sia quello in qualche maniera di cogliere delle capacità, ma soprattutto appunto nel rapporto, come dire, vivo tra insegnante e studente, la capacità poi di offrire delle opportunità, di segnare in qualche maniera degli scenari. Certo, il dramma è che la passione. Questa è una riflessione che ho sempre fatto. La passione, la capacità, la competenza di un insegnante non sempre sono riducibili a un pacchetto che può essere somministrato. Quindi la No. formazione universitaria, post-universitaria dei docenti è fondamentale, no? È fondamentalissima, se posso usare questo superlativo, però poi oggettivamente ci sono delle capacità che in qualche maniera appartengono a una sfera che non è, in cui l'elemento della riproducibilità non è così facile così facile da ottenere. Anche all'università, come tu sai bene, dove talvolta grandissimi studiosi sono stati dei pessimi insegnanti, tanto non facciamo nomi, e al contrario ci sono persone che magari non hanno raggiunto i vertici dal punto di vista della capacità della produzione Ma scientifica, che dubbio. hanno avuto questa grande forza nel mobilitare la passione degli studenti, e questo è un fatto importante e positivo. Non so come la regia, che tempi abbiamo. Ah, siamo addirittura di arrivo. Noi non ci siamo messi d'accordo, Andrea, e io ho mancato di avvertirtene, ma questi collegamenti si concludono abitualmente con il suggerimento di un libro. Poi fai tu se è un libro da quarantena, se è un libro che ti piace, se è un libro che ti è piaciuto stamattina o ieri sera, questo non è rilevante. Ma appunto, che libro vogliamo consigliare ai nostri, non so come si dice, alle persone con cui siamo in collegamento? Uno lo consigli tu e uno lo consiglio io. Vuoi partire tu o vuoi che parta io? Ma guarda, parti tu, comincia tu. E se lo sapevo, che sei il professore che inclina a interrogare. Allora, a parte, diciamo, la storia mondiale dell'Italia, di cui abbiamo parlato all'inizio, che credo che sia un libro importante, e non ho nessun imbarazzo a segnalarlo, pur essendo un libro di casa la terza, però un libro che voglio, molto noto, che può essere utile, credo, riprendere in mano in questi periodi in cui riflettiamo appunto sull'impatto delle malattie, è questa vecchia opera di Jared Diamond, Armi, Acciaio e Malattie. Che in italiana, traduzione italiana che di Einaudi ha come sottotitolo Breve storia degli ultimi 13.000 anni, mentre in edizione originale il titolo era, credo, Breve storia dei destini delle società umane. Interessante perché appunto si misura con questo, diciamo, intreccio tra tecnologia, clima, ambiente e fattori epidemici nella storia umana, se vogliamo, dimostrando quello che ha detto molto
icasticamente Andrea Giardina prima, quando è che è cambiato il rapporto tra l'uomo e la natura, da quando l'uomo, diciamo, da quando possiamo parlare di uomo, nel senso che l'interazione assolutamente da sempre ha comportato dei cambiamenti forti e talvolta ovviamente anche catastrofici. Andrea, io il mio suggerimento l'ho dato, il tuo? Dunque, visto che tutto sommato di storia antica abbiamo parlato poco, ma non è che mi rammarico, insomma, d'altronde possiamo dire ai nostri amici che ci hanno seguito che non ci eravamo preparati nulla, quindi il discorso è andato dove doveva andare, diciamo così. Ma io consiglierei, non per disattivare naturalmente il terrore della fine, la fine del mondo antico del mio maestro Santo Mazzarino, che è un libro piccolo ma appunto impegnativo emotivamente, culturalmente, che parla della fine del mondo antico raccontandoci come è stato percepito la decadenza, il declino e la morte di Roma dagli antichi, dai romani, dagli antichi e anche da alcuni moderni. Bene, Andrea, credo che abbiamo sì, raggiunto il nostro obiettivo per quanto riguarda i tempi della conversazione. Ti ringrazio infinitamente, sia per questa occasione, sia per diciamo, tutto ciò che hai sempre fatto, fai e sempre farai, ti do questa brutta notizia, per la casa editrice. Grazie a te e grazie a tutti. Grazie. Arrivederci. Grazie. No, grazie.